Bene, buon pomeriggio, benvenuti, benvenuti a tutti. E se ci date un feedback audio, se, se ci sentite, anche soltanto uno. Sì, sì io sento. sento. Sì. Grazie. Grazie mille. Allora vi dico così solo per correttezza che la riunione è registrata perché ehm, alcuni ci hanno chiesto di poterla recuperare poi in, in differita, quindi registreremo questo incontro. Ehm, allora, come sapete oggi eh, presentiamo, approfondiamo il testo della Convenzione per Giovani Laici che è stata approvata dal Consiglio Permanente della CEI nel mese di maggio. Ehm, avremo modo di approfondire il testo, di visionarlo, di, di approfondirlo, anche di conoscere quelle che sono state ehm, le necessità che si sono manifestate alle quali poi questo, questo testo e questa iniziativa va, va a rispondere. E, quindi intanto do eh, il benvenuto a Don Giuseppe Pizzoli che è il direttore generale della fondazione Missio che ci aiuterà eh, a vedere proprio le, le finalità, le modalità e le motivazioni alla base di questa convenzione. Do il benvenuto anche a Primo Di Blasio che è eh, nell'area eh, di formazione e di eh, volontariato di, di Foxiv, in particolare per il settore, eh, per il settore estero ehm, perché come sapete come anche le altre convenzioni del, dell'Ufficio nazionale per la cooperazione tra le chiese, questa convenzione, lo vedremo tra poco, sarà accessibile anche agli organismi eh, di volontariato cattolici, oltre che alle, alle diocesi. Con noi c'è anche Eleonora dell'Ufficio di Mission Giovani e io sono Giovanni, sempre di Mission Giovani. E, allora, io partirei così, eh, se, se, se il primo è d'accordo, darei la parola proprio a lui. Eh, così per ripercorrere insieme un po' quello che è stato il cammino diciamo di questi mesi e soprattutto quello che eh, scusate, qui partono le suonerie ecco. eh, quello che è stato il cammino di questi mesi ma soprattutto quello che è, mh, diciamo l'opportunità che si apre proprio grazie a questa, a questa convenzione. E, mh, subito dopo poi ascolteremo Don Giuseppe che nel dettaglio ci, ci spiegherà un po' uh, come funzionerà. Se avete domande, se avete eh, curiosità, qualcosa diciamo, da, mh, mh, da approfondire, al termine poi diciamo, di questa prima parte potremmo farlo. Eh, ovviamente diciamo, ci fermiamo per adesso alle caratteristiche eh, diciamo, e alle, alle motivazioni di questa convenzione, poi andremo, andremo nei successivi, successivi mesi. Qualcuno di voi potrà approfondire quelle che sono diciamo, le esigenze. Ehm, più specifiche no, delle vostre biologie o dei vostri organismi direttamente con l'ufficio di cooperazione. Sì. Eh, grazie Giovanni e eh, buon pomeriggio a tutti. Sì, e, come diceva Giovanni, questa convenzione approvata a maggio dalla CEI è stata una intuizione, diciamo così. Che eh, ci ha visto protagonisti insieme a Missio, a Missio Giovani, eccetera, e Foxiv perché abbiamo intuito che c'era forse uno spazio per uh, un investimento importante da parte della Chiesa sul tema giovani e, ed esperienze di volontariato e di impegno nella missionarietà e nella solidarietà internazionale. Eh, ci sembrava che eh, da questo punto di vista le esigenze erano uh, molto importanti e che si poteva trovare eh, come dire, uno strumento per raccogliere queste esigenze e provare a dare una risposta. Eh, la prima eh, eh, riflessione che abbiamo fatto è ma esiste già una convenzione eh, per i laici perché fare una convenzione per i giovani e eh, la grande differenza almeno nel momento in cui l'abbiamo pensata e, e su, su cui abbiamo ragionato è sono due strumenti diversi. Perché? Perché la convenzione tradizionale per i laici fondamentalmente è uno strumento, ma che ha come focus l'impegno di quella risorsa umana a favore della Chiesa che accoglie, in collaborazione con la Chiesa che invia, mentre per quanto riguarda questo nuovo strumento che abbiamo ideato, il focus è la crescita del giovane. Cioè fondamentalmente l'idea è quella di offrire uno spazio di crescita ai nostri giovani impegnati appunto nella missionarietà e nella solidarietà internazionale per crescere, per uh, fare un'esperienza importante, ma quindi il focus non è la comunità che invia o la comunità che accoglie, ma anzi le due comunità, quelle che inviano e quelle che accolgono. Si mettono al servizio di questa crescita del giovane, quindi in qualche modo c'è un focus no, spostato sul, uh, sul tema dei giovani. Questo ci, ci ha permesso di ragionare anche di andare a, a vedere anche alcune differenze che ci sembravano importanti rispetto alla convenzione tradizionale. Ad esempio, immaginare che. Eh, Durante tutto il percorso ci sia un accompagnamento di questo giovane, cioè, visto che è un percorso di crescita e di formazione, che il giovane durante questo percorso abbia a fianco, l'abbiamo chiamata con la parola tutor, ma poi capite le parole possono anche assumere no, uh, significati diversi, ma fondamentalmente è qualcuno che accompagna questo giovane durante questo percorso di mh, questa esperienza e uh, lo accompagna proprio in questo percorso di crescita. Un altro elemento che ci ha per, portato un po' a riflettere sull'esigenza uh, di chiedere alla Chiesa di investire su questo strumento è uno scenario di medio-lungo periodo. Credo che tutti quanti sappiamo che i dati del, uh, dei missionari italiani in giro per il mondo, ma posso dire anche sul versante Fox, dei, dei volontari in giro per il mondo è in, come dire, è in calo. E, 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 e questa tendenza è sempre più marcata. Allora, avere un investimento sui giovani di, eh, di medio-lungo termine significa provare ad andare a alimentare, un, uh, un contenitore che in questo momento rischia piano piano invece di svuotarsi e di perdere di, di consistenza. È chiaro che questo non vuol dire che tutti i giovani che faranno questa esperienza diventeranno dei missionari o dei volontari di solidarietà internazionale strutturali, ma che in qualche modo è un'occasione per mettere in moto determinati eh, meccanismi. L'altro elemento che eh, ci ha portato a pensare questa cosa è che c'è un grande interesse da parte dei giovani nel eh, potersi sperimentare, cioè l'idea che noi abbiamo è che i giovani hanno voglia di fare esperienze importanti, forti e, e solide. E quindi riteniamo che ci sia uno spazio anche per intercettare questi giovani. È chiaro che è un, come dire, un percorso che dobbiamo costruire tutti insieme, è un percorso che eh, dobbiamo fortificare insieme. Poi Don Giuseppe lo dirà: la CEI ha provato come spesso si fa in queste occasioni, uno strumento ad experimentum. Credo che la cosa importante se riusciamo a uh, come dire. A farla veramente a fare questa sperimentazione e a tirar fuori rispetto allo strumento, ideati i punti di forza di questo strumento e anche quelli di debolezza per dare degli step alla conferenza episcopale per eh, rimodulare, ridisegnare, ri, eh, rivedere lo strumento alla luce di quella che è l'esperienza che abbiamo realizzato. Io credo che da questo punto di vista eh, c'è un un potenziale che eh, i centri diocesani missionari, gli organismi federati alla FOXI, ma anche tutti gli organismi di missionarietà hanno eh, potenzialmente la possibilità di mettere a disposizione dei giovani. Ecco, questo è un, uh, uno strumento che ci dà una grande opportunità. È uno strumento anche che ci invita a ragionare insieme, non solo come singola organizzazione, parlo per la Forza o come singolo centro diocesano missionario, ma a pensarla come un'esperienza di chiesa, una chiesa italiana che invia e le tante chiese in giro per il mondo che accolgono. E all'interno di questa esperienza far crescere proprio questa capacità di creare degli spazi per i giovani di protagonismo. Durante l'anno in giro per il mondo, ma ci auspichiamo che questo protagonismo sia anche un protagonismo di rientro perché eh, si aiuti anche i giovani ad essere protagonisti nei propri territori, nelle proprie comunità, una volta che chiudono il percorso e rientrano qui in Italia. Io mi fermerei qui e rilancerei la parola a eh, Giovanni o a Don Giuseppe. Grazie Primo, grazie, grazie per questo intervento iniziale. E, sottolineerei ecco adesso prima di passare la parola a Don Giuseppe proprio uno degli aspetti che citava Primo, ovvero il testo, come vi accennavo prima, è stato approvato eh, nel mese di maggio, sarà, eh, entrerà in vigore il primo ottobre, abbiamo scelto diciamo, questa data simbolica no? con l'apertura del mese missionario, proprio l'entrata in vigore di questa convenzione, terremo presente per questi tre anni che e il testo è ad esperimentum, quindi evidentemente, ce lo diciamo fin da subito, eh, ci aiuteremo anche, no? la, la rete territoriale mh, sarà coinvolta chiaramente in eventuali modifiche, aggiustamenti, accorgimenti che, saranno, che si renderanno necessari, per cui eh, ogni qualvolta nell'applicare questo strumento vi verrà in mente che mh, potrebbero esserci delle potenziali eh, migliorie, ecco, potete segnalarlo all'ufficio di cooperazione che che poi lo segnalerà chiaramente. Tra tre anni, poi eventualmente il testo passerà definitivo o con gli aggiustamenti che, che apporteremo. Eh, passo la parola a Don Giuseppe che eh, approfondirà, appunto, come vi dicevo prima, le motivazioni iniziali che ci hanno portato a questo strumento e poi vedremo, nello specifico, i protagonisti e eh, le modalità. Ecco, buongiorno a tutti, allora. Eh però avvicinato un pochino alla telecamera. E prima di passare alla presentazione di questa nuova esperienza, eh, volevo dire due parole anch'io, perché vengo anch'io da un'esperienza di direttore di centro missionario diocesano. E quando sono arrivato qui a Roma come direttore nazionale, il primo giorno proprio, ho avuto un incontro con la commissione episcopale che pensava, eh, visto le richieste che venivano dai, dalle diocesi, pensava di rivedere la convenzione per laici e, e aprire quella convenzione, eh, cioè, cambiando un po' le modalità e, e le esigenze per aprirla anche ai giovani. E, io era il mio primo giorno qui, ma avendo alle spalle l'esperienza di direttore del centro missionario, eh, ho reagito un pochino dicendo... E che secondo me quella, quella convenzione ha il suo valore per i laici adulti e non, e non deve essere diminuito quel valore. Eh, io ho visto laici che sono partiti per la missione, sono tornati dopo tre anni, completamente cambiati dalla missione, in maniera molto significativa, e diventano una forza straordinaria anche per la Chiesa locale al loro, al loro rientro, perché ci mettono un sacco di entusiasmo e di energia nel far crescere anche la Chiesa. Che li ha inviati. Ecco, in questo senso dicevo, non tocchiamo quella convenzione perché l'esperienza è positiva. Pensiamo a qualcosa di più specifico per i giovani ed è così che è nato un percorso. E ci siamo chiesti che cosa c'è di specifico per questi giovani. Questi giovani che si presentano nei centri missionari, io parlo del centro missionario perché è l'esperienza che ho fatto, e più volte si sono presentati dei giovani che o nell'intervallo tra la laurea breve e la specialistica, oppure anche qualcuno addirittura dopo l'esame di maturità viene e dice a me piacerebbe fare un'esperienza missionaria. chiacchieri un pochino, dialoghi un pochino e capisci che sotto sotto c'è anche il desiderio di mettersi alla prova, il desiderio di maturare se stessi in questa esperienza missionaria ed è questo che ci ha ispirato e ci ha guidato nell'elaborazione di questa proposta pastorale ecco è preciso eh, rispetto a quello che diceva Giovanni che io non vengo a presentare un modulo eh, c'è il modulo per la convenzione ma eh, questa è la parte diciamo più tecnica e burocratica non vengo qui per presentare il modulo ma per presentare l'esperienza il suo significato, il suo funzionamento e, e il suo valore perché possa avere la sua efficacia. Allora eh, abbiamo preparato una presentazione, un PowerPoint, che così mi, mi, mi concede di andare via un po' più spedito e anche più preciso nei vari punti. Eh, se Giovanni adesso condivide lo schermo possiamo seguire insieme questa presentazione. Un attimo solo, che sta per partire. Non è partita? Ecco ecco, sta caricando. Non parte? Sì. Ah sì, eccola. Eccola qui. Convenzione per giovani laici, 18-35 anni. Qui abbiamo una eh, indicazione eh, di età, la limitazione dell'età corrisponde a quello che normalmente nella pastorale eh, italiana, pensiamo al eh, Servizio Nazionale Pastorale Giovanile, si, eh, è l'arco di età a cui ci si riferisce quando si parla di pastorale giovanile. Mm. Non, non si è... vede il PowerPoint. Non si vede? No. Eh, Giovanni, cosa succede? Deve condividere lo schermo. Eh, eh già abbiamo provato. Prova eh. da lì. No. Eh. Non si avvia? Aià. Qualche... Eccola, la vedete? Sì. Sì, adesso sì, adesso, sì. Sì, adesso si vede, benissimo. Ecco. Convenzione per giovani laici 18-35 anni. Dicevo, il riferimento dell'età l'abbiamo ottenuto eh, pensando un po a quello che è normalmente il servizio di pastorale giovanile nazionale, intende per eh, l'età giovanile. ecco in esperienza di formazione e servizio missionario. Il titolo ha messo al primo posto la formazione e poi il servizio, perché lo scopo, diciamo, principale è proprio questo: proporre ai giovani un'esperienza di formazione, una formazione che viene attraverso un'esperienza di servizio missionario. E, eh, se mi dai. Ecco qua. Eh, è una, una cosa che abbiamo studiato insieme, conferenza episcopale italiana, eh, fondazione Missio, l'ufficio cooperazione missionaria tra le chiese e in particolare il coinvolgimento di Missio Giovani, eh, il nostro organismo eh, di pastorale giovanile legato alla missione. Eh, le motivazioni e le finalità di questa esperienza, eh, leggo soltanto un commento minimo e indispensabile, Necessità e dovere di coinvolgere i giovani nella responsabilità missionaria che è di tutta la comunità cristiana. Abbiamo fatto il mese straordinario eh, nel eh, 2019, dicendo battezzati e inviati. Tutti i battezzati sono chiamati ad essere missionari, inviati come eh, missionari. Ecco, questo è anche i giovani devono, devono essere aiutati a prendere coscienza di questo essere battezzati e inviati. Giovani che prima di un lavoro stabile desiderano fare un anno di servizio volontario a fianco dei nostri missionari. Eh, desiderio di, di un'esperienza che aiuti a maturare se stessi nel confronto con persone, luoghi e situazioni per loro inedite. Queste sono diciamo, le motivazioni che ci hanno spinto a pensare a questa proposta eh, pastorale. L'attenzione deve essere rivolta non solo alle persone che si andranno a servire, che è un po' quella che è l'impostazione della convenzione per il servizio dei laici adulti. No? Quindi là si dice che la persona ha già una maturità, si mette al servizio e la priorità è il servizio che farà. Qui invece la attenzione deve essere rivolta non solo alle persone che si andranno a servire, ma almeno in ugual misura alla maturazione umana e relazionale degli inviati. È una proposta quindi formativa, all'interno dello spirito della cooperazione missionaria tra le chiese, che è il nostro specifico, il nostro servizio alla Chiesa italiana è proprio questo, no? eh, promuovere la cooperazione missionaria tra chiese, offrendo la possibilità di fare esperienze di immersione, di impegno e di servizio, nelle quali i giovani abbiano l'opportunità di tradurre in concretezza incarnata quei valori cristiani. Che cominciano a, ad apprezzare, magari anche a, a vivere con una certa fatica rispetto all'ambiente e ai loro coetanei. un'altra motivazione e finalità: la nuova convenzione si rivela rispondente anche alle esigenze formative dei seminaristi presentate nella nuova ratio nazionalis per i seminari ai numeri 153-156. Questa nuova ratio fondamentale, ratio Nacionalis, non è ancora mh, stata approvata definitivamente, lo sarà nell'Assemblea Generale dei Vescovi di novembre. Ma già c'è un testo quasi definitivo su cui, sul quale i vescovi stanno lavorando nelle varie regioni e, e prevede che anche i seminaristi, prima della loro ordinazione, abbiano l'opportunità di, di fare un'esperienza significativa, forte, anche nell'ambito della cooperazione missionaria tra le chiese. Quindi questa. Questo strumento viene a fagiolo anche per quella nuova proposta che si farà eh, ai seminaristi stessi. E... Sì. Mi... Perché non mi risponde? Quello a destra. Adesso. No, non mi risponde. Non invio. Invio. Ecco, yeah. eh. eh. ah sì, modalità. Eh, L'esperienza di formazione di servizio missionario è innanzitutto un'opportunità offerta ai giovani da parte della Chiesa italiana attraverso, attraverso le, le diocesi, prima di tutto, che sono eh, le chiese locali, gli istituti missionari, che spesso hanno gruppi di giovani che eh, circolano attorno e che si impegnano eh, o che fanno anche formazione e animazione missionaria intorno agli istituti missionari, le congregazioni religiose. Che non sono specificamente missionarie, ma che hanno comunque eh, esperienze di eh, presenze internazionali significative. I seminari, come accennavo poco fa, e gli organismi di volontariato e di ispirazione cristiana confederati nella FOXIV, che non sono gli ultimi della lista, ma spesso sono i, i primi e i più, i più attivi protagonisti. Eh, è una proposta che, nello spirito della cooperazione tra le chiese, intende coinvolgere anche la chiesa che accoglie non solo la chiesa che invia la, la comunità nostra ma anche la, la chiesa dove il giovane si inserisce e la quale è chiamata a identificare uno spazio concreto di impegno per i giovani sia in campo pastorale che in quello dello sviluppo della promozione umana si ritiene necessario che quindi tra la Chiesa che invia e la Chiesa che accoglie, questa è una, una modalità importante, eh? e sia già in atto un progetto di cooperazione tra le Chiese, all'interno del quale possa essere garantita al giovane un'esperienza comunitaria con altri missionari. Quello che ci siamo sempre detti anche con Primo, con la Fox, è che non è possibile iniziare un progetto missionario nuovo, possiamo dire, no? una forma di cooperazione nuova sulle spalle di un giovane che invece ha, ha bisogno di essere accompagnato e che, e che va per un'esperienza anche che, che punta sulla sua formazione personale. Quindi questa è una condizione, diciamo, eh, sine qua non, che ci sia, che il giovane si inserisca in un progetto missionario già avviato e, e dove c'è già una presenza di altri missionari, così da permettergli di fare un'esperienza comunitaria. Questa è una delle condizioni che ci sembrava eh, importantissimo sottolineare. I soggetti e organismi coinvolti in questa esperienza. I destinatari sono prima di tutto i giovani, 18-35 anni, come dicevo nel titolo, in esperienza di formazione e di servizio missionario. Nel caso di seminaristi, però, un po' l'accordo che abbiamo fatto anche con i Vescovi è che eh, eh, al di là dell'età si consideri il percorso formativo. Oh, non riesco più a vedere la frizza. C'è sempre qualcuno di nuovo da mettere, ecco qua. Eh, allora tale esperienza avrà la durata di un anno 12 mesi questa è la proposta poi succede che uno sta via 10 mesi perché non ce la fa eh, o, o non ce la fa nel senso non ci sta dentro con i tempi anche per l'iscrizione all'università o cose del genere non è che qui, qui stiamo a dire se sono, se sono meno di 12 non vale però ecco la, la proposta che noi facciamo perché sia una proposta formativa incisiva è quella dei 12 mesi, che, che il giovane sia coinvolto pienamente in que, per almeno questi 12 mesi. Ecco, non più di questi 12 mesi perché allora eh, scatta, scatta un'altra modalità, no? diventa faticoso anche da, da, da gestire per, per tanti aspetti. Eh, soggetti e organismi coinvolti. Eh, qui faccio la carrellata, poi li prendiamo in esame uno alla volta. Allora, eh, noi abbiamo usato un linguaggio proprio per capirci: i titolari di questa esperienza sono le due diocesi, una diocesi che invia e una diocesi che accoglie. Li abbiamo chiamati titolari, ma solo per capirci, ecco, eh, i promotori di questa esperienza sono eh, gli organismi che abbiamo eh, accennato prima: un organismo di riferimento, che cioè si intende l'ente, l'Associazione di Ispirazione Cristiana Confederata alla FOCSIR. Il Centro Missionario Diocesano, l'Istituto Religioso, eh, la ONG legata ONG o comunque eh, ONLUS, che adesso non, sono più, non si chiamano neanche più ONLUS, ODP. Eh, eh, ODP. Eh, ODV, ecco, eh, legata alla congregazione religiosa dei Salesiani o dei PIME, non so, ecco, eh, tutti questi organismi che già lavorano nella cooperazione internazionale eh, di ispirazione cristiana, questi sono chiamati organismo di riferimento. E questo organismo accoglie e sostiene il giovane nel suo progetto di cooperazione. Mentre l'altro promotore, che diciamo noi, è l'ente di presentazione. Come per tutte le altre convenzioni, per l'altra convenzione dei laici, anche qui abbiamo mantenuto lo stesso schema. L'ente di presentazione possono essere soltanto due. Gli enti abilitati a presentare una convenzione sono esclusivamente o il centro missionario diocesano, o la FOXIV questo per dare una garanzia di ecclesialità. Quindi l'associazione, il Movimento Laici America Latina, la ricordo perché è della mia città, eh, che eh, decide di inviare un giovane in questa esperienza formativa, farà riferimento o alla FOCSIV, perché è già eh, confederata nella FOCSIV, o farà riferimento al centro missionario della diocesi del giovane che parte così da che il giovane che parte abbia un riferimento ecclesiale e capisca che va a fare un'esperienza ecclesiale questo per noi è importante l'organismo di riferimento allora è eh, diciamo, il gestore del progetto diciamo l'ente di presentazione è quello che è abilitato a presentare la convenzione e quindi a, a, a chiedere che sia approvata e attivata ecco le Soggetti e organismi coinvolti, qui ecco la novità che si diceva già eh, primo, prima, eh, gli accompagnatori, ecco noi abbiamo identificato due tipi di accompagnatori, un accompagnatore eh, da parte dell'organismo che invia, l'organismo di riferimento, eh, che si chiama, lo abbiamo chiamato tutor per dire, è quello che accoglie il giovane eh, prima, eh, quando si comincia a pensare al progetto lo accompagna nella preparazione prima della partenza, lo accompagna nel periodo in cui è in missione e lo accompagna nel momento del rientro per rielaborare l'esperienza, farla diventare un qualcosa che, che lo struttura anche come, come un giovane cresciuto e maturato. E nello stesso tempo, però, siccome se sta via 10-12 mesi... Eh, il tutor eh, è vero che oggi le comunicazioni sono facili, però eh, non può essere là eh, a aiutarlo nelle cose concrete. Quindi eh, chiediamo che anche da parte del progetto che accoglie eh, ci sia uno dei missionari che sono già sul posto, sia identificato come un accompagnatore sul posto. Ecco, vedremo dopo eh, sui vari compiti, eh, più specificamente, il ruolo di questo tutor e di questo accompagnatore. Ecco, il tutor è qui in Italia, diciamo. L'accompagnatore invece è la in missione sul posto. Tra i protagonisti ho messo anche la CEI, perché la CEI garantisce, attraverso questa disponibilità eh, proposta di esperienza, garantisce il percorso di formazione e maturazione dei giovani destinatari come un investimento intende cioè, investire anche attraverso questo strumento sui giovani, uno strumento di investimento che darà frutti importanti in seguito sia nella propria comunità cristiana di origine, a rientro, come pure nella prospettiva di una successiva disponibilità più matura e più duratura nel servizio missionario laicale. Dico questo perché l'esperienza di questi anni, pur non avendo questo tipo di convenzione, ci dice che giovani che hanno fatto sei mesi, un anno di esperienza, sono maturati e qualche anno dopo hanno dato la disponibilità di 3, 4 a 5 anni, tempi anche molto più, eh, in una forma, in una modalità molto più matura e più eh, libera nel donarsi. Ecco, in questo senso, diciamo, è un investimento. Allora, vediamo, qua, il contributo dei titolari: vi dicevo, i titolari sono la diocesi che invia e la diocesi che accoglie. Qual è il loro contributo? Garantire il carattere ecclesiale dell'esperienza. E come si garantisce questo carattere ecclesiale dell'esperienza per la diocesi che invia? È importante sottolineare il momento dell'invio con una celebrazione pubblica che coinvolge e coinvolga la comunità cristiana. Può essere quella parrocchiale, può essere la stessa comunità diocesana, ma è importante che la comunità sia coinvolta, che lui si senta eh, inviato da una comunità, che la comunità senta che è bello vedere un giovane che parte e che va a, a fare questa esperienza. E il, sempre per la diocesi che invia, per garantire il carattere ecclesiale, deve mantenere un contatto con il giovane durante tutta l'esperienza. Chiaramente, tecnicamente questo contatto lo terrà attraverso il tutor, ma non può la chiesa che invia dedicare una sera, una mh, celebrazione pubblica per l'invio e poi dimenticarsene fino al suo rientro. Questo non sarebbe... Non sarebbe, poco, sarebbe poco ecclesiale, diciamo, ecco. E accompagnare soprattutto il rientro, favorendo la, la condivisione e valorizzazione dell'esperienza dei giovani rientrati come testimoni di missionarietà. Questo è un aspetto importante. Eh, I laici che rientrano dalla missione qualche volta si sentono un po' dimenticati, eh, sentono dentro una ricchezza di esperienza da condividere e non trovano gli spazi per condividerla. La Chiesa che li ha inviati deve dare loro questo spazio e deve valorizzarli in questo senso. Dall'altra parte, per la diocesi che accoglie, l'importante è valorizzare la presenza del giovane come segno di fraternità fra le Chiese, eh no? eh, quindi che anche i giovani del posto capiscano che questo giovane eh, viene anche come portatore di, di, di un legame eh, di fraternità con la Chiesa che lo ha inviato. E soprattutto eh, mi sembra importante favorire l'inserimento di quel giovane in una comunità cristiana locale. Se tutta la settimana deve lavorare nel progetto scuola, diciamo, il sabato e la domenica che sia un giorno di riposo perché ne ha diritto, ma che sia anche un'occasione per sentirsi legato ad una comunità cristiana, andrà a messa insieme, parteciperà riunione dei giovani della parrocchia, non so, e comunque mi import eh, sembra importante che anche lui... Trovi in una comunità cristiana in cui si sente accolto e inserito. Il contributo dei promotori. I promotori sono eh, gli, gli organismi che organizzano l'esperienza, no? eh, C'è sempre gente che si aggiunge, un attimo che la metto anche questo, non trovo più la freccia. Un attimo solo. Allora. Allora, selezionare i giovani da coinvolgere nei propri progetti. Eh, è chiaro che non è qualsiasi giovane che si presenta eh, che possiamo dire questo va di sicuro. Si tratta un po' di verificare le motivazioni, verificare un pochino le condizioni, le possibilità, eccetera. C'è da fare una, un minimo di discernimento, e questo spetta a, al, al promotore, un minimo di discernimento. Proprio per eh, valutare se la intenzione, la richiesta del giovane ha un fondamento e può dare buoni frutti. E sempre dei promotori, identificare le chiese locali nelle quali sia già in atto un progetto di cooperazione tra chiese e che siano in condizioni di accogliere i giovani nelle proprie comunità e attività. Non tutti i progetti missionari sono in grado di accogliere i giovani, o perché sono situazioni molto a rischio, o perché là i missionari eh, no, non hanno. La disponibilità concreta di, di, di offrire al giovane una stanza di, di per viverci, o molte anche cose, condizioni molto, molto concrete. Quindi, eh, non è che possiamo dire, buttiamo un giovane sulle spalle di, una, eh, di un progetto missionario senza che quel progetto abbia le condizioni di accoglierlo. È rispetto ai promotori valutare eh, quei progetti in cui è possibile l'inserimento e l'accoglienza di un giovane. E identificare il progetto di impiego e le specifiche attività che il giovane dovrà andare a realizzare. Questo è importante saperlo prima. Il giovane non può andare e arrivare là e dire adesso datemi qualcosa da fare non so cosa fare. No, è chiaro che eh, se si, si sa che un giovane arriva, si comincia a progettargli attorno un, un piccolo progetto di impiego. Visto che c'è, il suo compito sarà questo, 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 ecco, in modo da specificare che attività in quali attività del giovane sarà coinvolto e cosa dovrà realizzare. Offrire ai giovani partenti la formazione specifica relativa al luogo di invio e ogni specifico progetto impiego, esperienza, impegno e esperienza, cioè che il giovane sappia già eh, un pochino dove va a finire, dove va a parare e cosa, quale sarà il suo compito. Eh, eh, aspetta sempre ai promotori garantire il sostegno economico della formazione previa. E le spese di vitto, alloggio e spostamenti necessari al servizio quando sarà in missione sono a carico del progetto di cooperazione missionaria nel quale il giovane si inserisce. Se io là, ho già un progetto con la presenza di due, o tre operatori e dico mando un giovane, è chiaro che questo non è gratuito. <ride> il giovane che va deve sostenere dei costi, ha bisogno di uno spazio per dormire, ha bisogno di mezzi di, di trasporto eh, quando necessario ha bisogno di, di alimentazione ha bisogno di quelle piccole spese quotidiane non avrà è un servizio volontario quindi non avrà uno stipendio ma almeno che abbia quella possibilità di, di, di avere gli strumenti necessari per vivere ecco e il contributo degli accompagnatori allora abbiamo detto che i accompagnatori sono due il tutor il tutor è qui L'organismo di eh, riferimento eh, identifica una persona dell'organismo qui che magari lo fa già e sarebbe anche una bella cosa che fosse uno che lo fa già perché così ha già esperienza. Il titolo dell'organismo che invia accompagna il giovane in tutte le fasi dell'esperienza, dalla preparazione remota alla partenza, durante tutto il periodo di permanenza in missione e nella fase di rientro e reinserimento. Quindi, eh, Insomma, è un compito abbastanza impegnativo. Sarebbe opportuno che fosse uno che già eh, ha un minimo di esperienza, o comunque uno che sa cosa vuol dire essere educatore, diciamo, no? Accompagnatore, che, che ha un po' di criteri di, 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 di cosa significa eh, aiutare una persona a crescere, ecco. L'accompagnatore sul posto avrà una funzione più eh, di punto di riferimento di appoggio per il giovane ricevendolo fin dal suo arrivo. Io dico una cosa importante: quando il giovane arriva all'aeroporto, deve esserci qualcuno che va a prenderlo. <ride> deve esserci qualcuno che va a prenderlo e che lo accoglie che, e che gli dice benvenuto, no? E accompagnandolo sia nella fase di inserimento. È chiaro che per un anno eh, certe lingue locali sarà impossibile impararle. Però a orientarlo in quello che è il minimo indispensabile per il suo inserimento eh, nella realtà locale, quindi apprendimento minimo della lingua locale, la conoscenza dei luoghi dove si può andare, dove non è bene andare, dove può essere pericoloso andare e non bisogna andare da soli. Ecco, queste cose qua è importante che il giovane eh, sia accompagnato e un pochino aiutato ad aprire gli occhi. La conoscenza delle persone, degli usi e dei costumi locali. E... Lo accompagnerà anche nell'aspettamento del servizio durante tutto il periodo di permanenza. Se il giovane non, 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 non si trova o non riesce a fare un compito, sarà l'accompagnatore locale che lo aiuterà o a imparare a farlo oppure anche magari a cambiare il compito se proprio non, 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 non ci sono le condizioni. Ecco. E inoltre, manterrà contatti periodici con l'organizzazione inviante. Ecco, questo è il contributo di questi due accompagnatori. Quello, che rimane qui e che da qui eh, lo, lo, lo accompagna, e quello che invece sul posto lo, lo sostiene nel servizio quotidiano. Il contributo della conferenza episcopale italiana. Anzi, questo non l'ho chiamato contributo, ma contributi, perché sono diversi. Un primo contributo attraverso la fondazione Missio, segreteria nazionale di Missio Giovani. In questo caso il nostro Giovanni, ancora per qualche mese, poi ci sarà un nuovo segretario, comunque... E Missio Giovani eh, in collaborazione con il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile. Qual è il contributo che essi offrono? Promuove la vocazione missionaria dei giovani e divulga questa proposta di esperienza di formazione e servizio missionario favorendo l'incontro tra i giovani disponibili e le proposte concrete dei promotori delle diocesi interessate quindi diciamo, vorremmo far da ponte tra la FOX i missionari e giovani che magari esprimono e questo desiderio o maturano questa vocazione di un po' orientarli e creare questo, questo, incontro, questo incontro che poi aprirà all'esperienza. E inoltre offre ausilio ai promotori nell'identificazione delle chiese locali nelle quali sia già in atto un progetto di cooperazione tra chiese e che siano in condizioni di accogliere i giovani nelle proprie comunità e attività, condividendo finalità ed obiettivi dell'esperienza. Penso in particolare non tanto agli organismi da Fox, che su questo hanno già una notevole esperienza, ma penso a un seminario, e se vorrei mandare un seminarista, ma la nostra diocesi non ha progetti di cooperazione tra Chiese, dove potrei inviarlo? Ecco che noi come Missio Giovani e come Servizio Nazionale Pastorale Giovanile eh, ci rendiamo disponibili per aiutare a identificare queste, queste opportunità, questi progetti in cui i giovani potrebbero anche inserirsi contributi della confessione episcopale italiana attraverso la fondazione missio sezione cum è il nostro centro di formazione missionaria nazionale che è di fatto a verona con nella sua nuova sede di via gaetano trezza in città nella zona universitaria la sezione cum offre ai tutor la formazione specifica relativa al loro ruolo e ai metodi di accompagnamento dei giovani partenti con l'assegnazione di un codice di abilitazione necessario per la compilazione della convenzione CEI. Che cosa significa? Che quando si farà la convenzione si compilerà quel modulo con i dati del giovane che parte il nome della chiesa che, eh, che lo accoglie e, e tutte le, le regole si chiederà anche di dire chi è il tutor che garante, garantirà l'accompagnamento di questo giovane e perché noi possiamo anche avere un minimo di riferimenti chiediamo che quelli che già fanno questo lavoro nelle varie associazioni e gruppi che sono già tutor di esperienza ma almeno una giornata al CUM per dirci con loro questa proposta qual è la sua caratteristica e quali sono le esigenze essenziali. Non andiamo a insegnare a fare i pedagogisti o a fare, no, eh, o a fare gli educatori, certamente in un giorno non si fa questo, ma è solo per dire a questi che si prendono questo impegno diamo alcuni orientamenti essenziali e soprattutto gli diamo un codice di riconoscimento, di abilitazione, che poi è, di abilitazione di riconoscimento, in modo che il loro nome possa essere scritto con, eh, eh, essere scritto con diritto sul, sul modulo della convenzione che verrà poi eh, approvata dalla CEI. Quindi questo corso di, di formazione per i tutor non è un corso di pedagogia che pretende di formare le gente eh, dalla sera alla mattina, ma che intende aiutarli a entrare in questo tipo di proposta e nello stile eh, che questa proposta eh, sottintende. E inoltre il, fondo, il centro CUM offre ai giovani partenti la necessaria formazione missionaria con elementi di spiritualità, antropologia, cultura e tradizione ecclesiale del continente nel quale si inseriranno. Ecco, noi non possiamo fare la formazione specifica per la Guinea Bissau eh, o, o, o per altri mille paesi diversi, però per continenti sì. Eh, un po', eh, diciamo, io ho fatto due un esperienze, una in America Latina e una in Africa, e ci sono delle cose che, che veramente sono caratteristiche di un continente rispetto all'altro ed è importante avere un minimo di inquadratura su questo proprio perché il giovane non si senta un marziano quando arriva sul posto ecco poi toccherà invece l'accompagnatore locale e comunque al tutor che, che a fare la preparazione specifica tu andrai in questo paese dove ci sono queste caratteristiche dove ci sono queste eh, problematiche dove ci sono ecco quello toccherà al tutor e All'accompagnatore sul posto per la preparazione specifica. Noi, però, vorremmo offrire eh, questi eh, elementi di spiritualità missionaria, di antropologia, di cultura e tradizione ecclesiale di quel continente nel quale si inseriranno. Infine, e questo ancora presto, ma termine della, al termine del rientro conclusivo, eh, il Congo offre ai giovani anche un'occasione un di incontro finale, di rielaborazione dell'esperienza stessa e. Eh, con quelli che lui ha conosciuto ci siamo prima di partire, no? Quindi eh, diventa anche un'occasione per, eh, per aiutare a chiudere il cerchio. Eh, per quanto riguarda questa formazione, poi Giovanni ci darà alcune notizie tecniche. Eh, un altro contributo della Conferenza Episcopale Italiana attraverso l'ufficio nazionale cooperazione tra le chiese, ufficio della segreteria generale, questi sono contributi più. Specifici tecnici. L'Ufficio Nazionale di Cooperazione tra le Chiese approva la convenzione. Come voi sapete, quelli che fanno già altre convenzioni per i laici o per i preti e eh, sanno già eh, chi è Anna Rita, che è addetta alle convenzioni, no? Quindi è, è Anna Rita che farà l'esame dei del, documenti, se sono tutti in ordine, nel giro di mezz'ora lei, se è in ufficio, vi risponde subito e approva la convenzione. Quindi, con l'approvazione della convenzione l'Ufficio Nazionale Operazione Sanchese Chiese dà accesso alla copertura assicurativa del giovane in esperienza. La stessa assicurazione dei missionari laici cioè l'assicurazione di eh, rimborso totale di tutte le spese sanitarie eh, compreso eventuali ricoveri in ospedale compreso eh, eventuali eh, rimpatri per motivi di salute. L'assicurazione da eh, rimborso totale di tutte queste spese. Ecco quindi la Convenzione, la CEI si fa carico di questa assicurazione. Inoltre la CEI contribuisce eh, a questa esperienza dando la possibilità di avere il rimborso delle spese per il viaggio di andata e di ritorno all'inizio e al termine del servizio. Qui non c'è una quota fissa, perché se un giovane parte per l'Etiopia il costo è uno. Ma se parte per la papua Nuova Guinea è un altro costo. e La cei ha, ha fatto questa scelta. Non diciamo diamo 1.000 euro o 1500 a tutti uguale. Garantiamo il rimborso delle spese per il viaggio di andata all'inizio dell'esperienza e di ritorno alla termine del servizio. Quindi, se, se invece ci fossero altri viaggi, se è per motivi sanitari, l'assicurazione che lo, lo rimborsa, se è per motivi personali, perché. Eh, vuole andare al matrimonio di un amico e eh, allora se lo pagherà personalmente il viaggio, ecco, però ecco la CEI contribuisce con questo, eh, dà il suo contributo anche economico eh, nel sostenere questa spesa, che normalmente, eh, anzi ultimamente, soprattutto è abbastanza eh, eh, consistente. e Ultima sottolineatura: la convenzione è stata approvata ad esperimento, avremmo voluto proprio perché non sia una cosa così improvvisamente definitiva, ma che sia anche eh, possibile migliorarla, è stata provata ad esperimento per tre anni e una condizione che ha messo la CEI, almeno così inizialmente, è stata per un numero massimo di 70 giovani l'anno, proprio per avere un minimo di, 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 di eh, possibilità di fare anche dei bilanci preventivi, ecco, per non lasciarsi perdere di sorpresa. In questi tre anni si vedrà qual è l'accoglienza di questa eh, eh, proposta, la consistenza dell'adesione alla proposta e allora la 6 avrà la possibilità di fare calcoli anche un po' più ragionati e anche un po' più liberi probabilmente, eh, sicuramente. Eh, questo è il tutto. Eh, non so se sono riuscito ad essere abbastanza... Adesso fa, finiamo la condivisione. Si può chiudere... Adesso sul rosso. Su rosso chiudiamo la condivisione dello schermo ci vediamo tutti ecco sì questa è stata un po la, la, la presentazione della proposta eh, pastorale il modulo della convenzione eh, non, non servono tantissime eh, presentazioni perché di fatto lo pubblicheremo nei prossimi giorni sul nostro sito è molto simile agli altri moduli delle convenzioni è un testo di tipo giuridico burocratico che prevede nei vari articoli e la, il servizio, le modalità del servizio missionario, l'accompagnamento, la durata del servizio, la copertura delle spese, l'assicurazione sanitaria, rientro nella diocesi di origine e poi c'è lo spazio per le classiche firme del vescovo che invia, del vescovo che accoglie, dell'inviato e del tutor. Ho finito la mia presentazione. Bene, grazie Don Giuseppe. Io allora prima di eh, darvi così uno spazio per, per le domande, eventualmente se qualora ce ne fossero, eh, laddove insomma siamo già in grado di rispondere, volentieri, volentieri ci, ci aiutiamo a comprendere meglio. Eh, vi do soltanto alcune date eh, perché eh, Don Marco Testa, direttore del, del CUM, è impegnato in queste ore proprio con il corso di, eh, di italiano per gli operatori. Eh, stranieri che è appena iniziato, quindi non è potuto collegarsi anche per motivi di, di segnale mancante. E, quindi vi riporto queste date. Eh, la scelta che abbiamo fatto è questa. Per quanto riguarda il tutor, quindi la figura che seguirà il giovane dall'Italia del CMD o dell'ONG, dell dell'ODV, insomma, comunque il riferimento in Italia, abbiamo pensato che la formazione possa completarsi in un weekend quindi mh, con l'arrivo al venerdì pomeriggio, una giornata di lavoro eh, durante, tutto, durante tutto il sabato e poi la conclusione alla domenica. Eh, il corso eh, verosimilmente si terrà nella sede del CUM, che eh, attualmente sta subendo diciamo, delle, dei lavori, quindi eh, teniamo comunque come orizzonte eh, il CUM a Verona, poi eh, individueremo man mano le, la, la, la sede. diciamo, più, più adeguata. Questo dipenderà anche dal numero di persone che aderiranno poi alla, al corso. Eh, entrando in vigore subito, adesso ottobre, quindi dopo l'estate già effettivamente le prime convenzioni possono essere sottoscritte, eh, la prima data per i tutor è il weekend dal 24 al 26 novembre 2023. E questa è già confermata, potete eventualmente metterla in agenda e, ehm, e utilizzare già questa occasione. Eh, chiaramente, se un giovane volesse sottoscrivere una convenzione già dal primo ottobre e quindi consegnarla prima di questo corso, no? Don Giuseppe diceva il tutor riceverà un codice di abilitazione che va inserito poi materialmente sul modulo per avere l'abilitazione, eventualmente per questo primo anno e per, per questo primo modulo. Si può presentare il testo della convenzione all'ufficio lasciando in bianco il codice di abilitazione del tutor che verrà eh, comunicato già dal 27 novembre, il giorno successivo, diciamo al completamento del corso. Questa è un'eccezione, ma necessariamente per, poter, eh, per potervi permettere di, conseg di consegnare già eh, il, il, il modulo. Eh, mi dicono che le date. Non sono, eh, sono un attimo confuse. Allora, sono 24, ve lo scrivo qua, dal 24 al 26 novembre. Dal venerdì alla domenica. E questo è un corso per tutor. Ok? 24-26 novembre 2023. Eh, abbiamo pensato poi di offrire la possibilità di frequentare il corso minimo ogni sei mesi. Quindi, eh, perché evidentemente per un'esperienza per di un giovane che dura un anno, attendere da un anno a un anno per potersi formare sia il giovane che il tutor, eh, ovviamente diventa, diventa impossibile. Quindi abbiamo già fissato una seconda data, sempre per i tutor, che va dal 17, ve la scrivo sempre qui, al 19 maggio 2024. 17 e 19 maggio 2024, ve l'ho anche riportata in chat. Questa sarà poi una seconda occasione. I corsi sono equivalenti, cioè non è un primo modulo, un secondo modulo, è una prima sessione, una seconda sessione che possono essere tranquillamente eh, scelte a seconda della, eh, della comodità. Per quanto riguarda invece la formazione del giovane partente, Abbiamo eh, chiaramente pensato che le cinque settimane che noi ad oggi proponiamo ai missionari che partono per un minimo di tre anni eh, risultavano essere troppe per un giovane che parte per un anno. Eh, per cui abbiamo ipotizzato che la formazione si svolgerà nell'arco di una settimana. Eh, abbiamo individuato due finestre temporali, che sono una al termine di settembre, vi dirò tra poco in modo che i giovani, soprattutto gli universitari, ancora non hanno da seguire le lezioni, quindi eventualmente possono partecipare. E eh, un'altra che in questo caso abbiamo posizionato nella settimana subito dopo Pasqua, che solitamente anche lì, eh, specialmente per gli universitari, non è ancora, non è ancora ripartito il programma. Eh, per quanto riguarda lavoratori, studenti magari delle scuole superiori, qualora ce ne fossero, ehm, Purtroppo per noi è difficile trovare un intervallo di una settimana che possa eh, inquadrare al massimo un weekend, ma non due, no? Quindi eventualmente bisognerà comunque collocarli in questo, in questo range di tempo. Uh, il primo corso che offriremo sarà già in settembre, proprio per offrire subito ai giovani la possibilità di partire non appena la, eh, la, for, la, la convenzione andrà in, in vigore. E sarà dal 17 al 25 settembre. Lo scrivo anche questo in chat, così lo potete segnare. Ecco, 17-25 settembre. Per chi avesse già dato un'occhiata al calendario del CUM o comunque del calendario del, dei corsi per, per i partenti, eh, potrà vedere subito che questa settimana che abbiamo individuato, si colloca all'interno del corso delle cinque settimane, ovvero quello che è rivolto a chi parte per tre anni o più. Ehm, la ragione non è casuale. Abbiamo pensato che in questo modo il giovane può frequentare questa settimana che effettivamente dà subito diritto a sottoscrivere la convenzione, è abilitante, dopo questa settimana già riceve il certificato da parte del direttore del percorso frequentato e seguito. Qualora il giovane avesse il tempo, la possibilità e la voglia di fermarsi per tutte e cinque le settimane del corso, potrà farlo ugualmente. Cioè è, è facoltativo, però non precludiamo la possibilità che magari un giovane possa investire effettivamente questo tempo in formazione. Ehm, questo perché non lo rendiamo obbligatorio, perché chiaramente cinque settimane sono tante, se non addirittura troppe, però eh, è un'esperienza un che punta sulla formazione e quindi... Decidiamo subito di offrire questa possibilità. Sì, abbiamo pensato di abbinare i giovani con eh, questo corso per i partenti perché intanto diventa un'occasione di, di, di scambio con persone che si impegnano eh, a, a un'esperienza missionaria molto più ampia. Ma eh, è anche un'occasione per loro, per, per, eh, cioè anche loro avranno comunque dei momenti specifici, avranno alcuni momenti in comune con tutti gli altri. E qualche, alcuni momenti anche specifici per loro, come giovani, per il eh, tipo di esperienze che loro andranno a fare. Quindi, abbinando le due cose, eh, diventa per noi anche arricchente: eh, per noi, nel nostro punto di vista, per i giovani diventa arricchente perché si arricchisce anche della presenza e della testimonianza di altri che non vanno solo per un anno, ma vanno anche per un investimento molto più impegnativo nel servizio missionario. Eh, loro, comunque, non saranno dentro la massa così avranno anche una specifica e con i momenti proprio specifici per loro ecco completo dandovi poi l'altra data la seconda data per sempre per i giovani che vi ho già scritto in chat appunto è dal lunedì dopo dopo pasqua quindi da pasquetta fino alla eh, settimana successiva ovvero 1 7 aprile 2024 è la seconda sessione possibile anche in questo caso ovviamente i due casi i due, i due corsi non sono Complementari non sono modulo 1, modulo 2, no, sono equivalenti, quindi si può frequentare o uno o l'altro. Ehm, L'ultima informazione che riguarda i corsi è la validità, tra virgolette, del corso. Abbiamo pensato, per quanto riguarda il tutor, di offrire una validità del corso di tre anni, quindi il tutor lo frequenta. Quest'anno ha tre anni poi di possibilità per, per eh, figurare in qualità di tutor sulla convenzione senza dover ripetere eh, nuovamente il corso. Abbiamo dato questa, in questo intervallo di tre anni perché siamo sicuri che per questi tre anni sicuramente il testo della convenzione non cambierà, essendo approvato ad Experimentum. Per il futuro chiaramente ci riserviamo anche la possibilità di invitare un tutor che ha già frequentato il corso a rifrequentarlo qualora la convenzione per esempio cambiasse e quindi subisse delle modifiche tali da rendere necessario un corso di aggiornamento tra virgolette nella normalità comunque il codice di abilitazione dur durerà uh, tre anni e, per quanto riguarda il programma di queste formazioni saranno poi concordate dalla, um, dal CUM quindi dal centro unitario per la formazione missionaria insieme anche a Foxy e a Missio Giovani per strutturare diciamo meglio eh, quanto, quanto meglio la, la, la programmazione. Eh, lascio un ultimo appunto e poi ridò un attimo la parola a Don Giuseppe se vuole aggiungere qualcosa a tal proposito. Ci segnalavano proprio dal CUM eh, la scelta della figura del missionario o dell'operatore che accoglie il giovane in loco, quindi l'accompagnatore sul posto. Non siamo in grado di offrire la, la formazione a tutti gli operatori che accoglieranno sul posto perché sono già in missione. Primo, e poi perché si presuppone che prima di accedere ad una convenzione abbiano già frequentato il corso delle cinque settimane, quindi siano partiti già belli formati da questo punto di vista. In futuro, magari nel corso delle cinque settimane, ci sarà anche un accenno per gli operatori, per i missionari, proprio all'accoglienza del giovane qualora si presentasse poi in futuro. Attualmente però non possiamo raggiungere chi è già in missione e formarlo. Però ci viene richiesto, soprattutto anche da parte del Commo, proprio un'attenzione particolare nella scelta di questo accompagnatore. Quindi, nella, soprattutto nella verifica della disponibilità, del tempo, della, del, diciamo, di, anche del, delle proposte che poi ci saranno nei confronti del giovane. Questo attenzione nella scelta dell'accompagnatore sul posto. Eh, chi ha esperienza pupino sa eh, non tutti i missionari eh, hanno questa eh, diciamo o capacità o disponibilità eh, non perché non siano buoni missionari sono missionari che sono straordinari ma sono così <ride> proiettati nel nella loro nel loro servizio che difficilmente hanno eh, ah così caratterialmente la disponibilità di dare attenzione al giovane eh, o di accompagnarlo oppure gli dico semplicemente tu vieni con me e seguimi, eh, però eh, un conto è avere il cagnolino o il chierichetto, diciamo, no? un altro conto è invece avere un giovane che tu accompagni e fai crescere, quindi l'organismo di riferimento nell'indicare eh, l'accompagnatore sul posto deve avere anche un attimo di attenzione e dire ecco, eh, che sia una persona che per sensibilità, per carattere, è capace anche di, di affiancare, di accompagnare. E lo dico perché, anche perché io ho fatto questa esperienza. Quando sono partito per il Brasile, uno dei preti che c'era là eh, non mi ha mai spiegato niente, mi ha semplicemente sempre detto: Vieni com'è. Io partivo in macchina con lui, non sapevo dove andavo, cosa andavo a fare, perché, che, che, che cosa c'era in programma, non sapevo niente. E a un certo punto mi ha detto: Ascolta, ma. Io non sono il tuo chirichetto che mi porti tirare fare il dito, spiegami qualcosa. No? Ecco, può succedere anche questo, un buonissimo missionario, però ecco, eh, credo che ci sia per eh, sottolineare un po' questa necessità che sia una persona che ha questa sensibilità di, eh, e questa capacità di accompagnare, quindi anche di, di avviare eh, il giovane nella sua esperienza senza voler giudicare i missionari, perché guardate, ce ne sono di, di splendidi, di bravissimi, ma come vi dicevo, sono così proiettati nel loro servizio che non c'è spazio per nient'altro. Ecco, quindi forse un giovane si troverebbe un po' a, a dover rincorrere il missionario e, e non avrebbe quell'accompagnamento di cui ha bisogno. Ecco. Bene, grazie. E... Nulla, ecco, ci tenevamo a precisare proprio quest'ultimo punto, solo perché eh, chiaramente eh, fa parte anche del, de, diciamo, del nostro impegno, del nostro compito, poi garantire la bontà di questa esperienza per il giovane, quindi eh, l'individuazione dell'accompagnatore de, dell è particolarmente importante. Se ci sono domande, questo è un buon tempo per, eh, per porle, poi eh, tra me e Don Giuseppe eh, cerchiamo un attimo di, di inquadrare diciamo, la risposta dove è possibile. Ecco Piero, potete autoattivarvi il microfono abilitato l'attivazione.